Buongiorno a tutti, eccoci qua, proviamo un nuovo router. Non ci fermiamo mai, cerchiamo sempre il router migliore. Siccome avevo già provato il Netgear M2 che per alcuni versi non mi piaceva, ma per tanti altri mi piaceva, le prestazioni erano notevoli, ma il Netgear M2 lo reputo un router portatile, perfetto per il portatile, funziona benissimo. Ma come router fisso scalda un po' troppo, quindi ho visto che nell'uso prolungato, in download pesanti, era meglio ad esempio togliere la batteria, tenerla in verticale per dargli un pochettino più di aria, migliorare un attimino il raffreddamento. Quindi, quando ho visto che Netgear si era deciso a fare un router 4G Plus, categoria 18, in uno chassis casalingo, diciamo, da tenere sempre acceso, ho detto ma potrebbe essere interessante, vediamo come funziona e se effettivamente può essere interessante con le bande, nei soliti discorsi, insomma, per ottimizzare un attimino l'utilizzo. Quindi vi faccio vedere prima un bel unboxing dei poveri. Quindi è arrivato con un sacchettino schifoso di Amazon, veramente non arriva neanche più col cartone ormai. E infatti ha preso una botta. Andiamo avanti, vi faccio vedere un attimino. Scatola aperta, vabbè, niente di che. Vediamo un attimino, questo è il router. C'è anche lì la bella password, bella esposta. Vi danno l'adattatore, un cavo di rete, gli adattatori per collegarli alle varie prese, e vedete qua un confronto col B618. È più alto, è più largo, è un pochettino meno spesso. E poi ecco, vi faccio vedere il retro. Cosa molto interessante, ha una nano sim anziché una micro sim come il B618, quindi se lo scambiate da cellulare moderno a router è molto più comodo, viene via facilmente, molto bello. E anche i connettori d'antenna sono degli SMA, quindi non più i TS9 dell'M2, che sull'M2 ci stanno anche bene, un router portatile piccolino miniaturizzato, quindi i TS9 sono perfetti. Ma su un B618, B818 potevano anche sprecarsi a mettere questi connettori, perché i TS9 sono veramente piccoli, invece questi, avendo un attacco a vite, sono sicuramente più adatti secondo me. E niente qua, niente, l'ho messo in una scatola per fare la prova con l'antenna esterna. Non parleremo tanto di prestazioni perché in questo periodo c'è ancora molta gente da queste parti, quindi le prestazioni sono abbastanza, insomma, alterate, anche se comunque si comporta tutto sommato bene. Mi interessava più capire effettivamente il lato modem LTE come andava e che opzioni avevamo, quali possibilità di controllare il router avevamo. Effettivamente la risposta: non abbiamo nessun modo di controllare questo router, ve lo anticipo subito, ma andiamo avanti. Allora, magari guardiamo innanzitutto la schermata, il pannello di controllo. Io ovviamente l'ho già tutto configurato. Ok, l'interfaccia web è abbastanza lenta, devo dire, nel senso fa abbastanza pena, come tutti i software Netgear, anche se quello dell'M2 si salvava quasi. Io tempo fa ho avuto la rete mesh Orbi, è durata una settimana in casa e l'ho rimandata indietro perché aveva veramente troppi bachi, il backhaul Ethernet funzionava malissimo. Poi adesso magari è cambiato, non lo so, attenzione, parlo di più di un anno fa, è cambiato e funziona perfettamente, ma ai tempi funzionava molto male. Vediamo un attimino, interfaccia Orbi, c'è una parte di base e una parte avanzata. Potete cambiare la lingua, quando lo fate impiega i suoi bei secondi, non si capisce
il motivo. Internet stato buono, questo è il livello di dettagli che vi dà questo tipo di router, in realtà qualcosina di più adesso lo vediamo. Sul wireless, vabbè, niente da dire, è la parte Orbi, come hardware è buono, niente da dire. Sul software, la rete mesh non l'ho configurata perché non ha nessun'altra satellite Orbi, quindi evito di fare commenti. Ho letto nel manuale che si può fare sempre il backhaul Ethernet, che ovviamente è la cosa più consigliabile da fare se ne avete la possibilità, altrimenti il link tra i due router lo fate via wireless. Andiamo avanti, poi c'è questa parte di protezione, ci sono tutti dei software addizionali che non troviamo su altri router come i router 4G Huawei, che possono essere interessanti, diciamo. Quello che a me non piace è che la configurazione di queste parti qua deve essere fatta tramite un'app su telefono. Questa a me non piace affatto, non vedo perché non possa configurarlo direttamente via web. Vabbè, andiamo avanti, guardiamo velocemente tutte le possibilità che abbiamo. Allora, internet, ecco una cosa che non vi ho detto, la cosa interessante di questo router è che può funzionare congiuntamente a un vostro router, quindi se supponiamo qua la parte WAN, voi collegate, che ne so, una vostra fibra, qualcuno di voi magari ha la fibra, fortunato, però non può rischiare di rimanere senza, magari va giù la fibra, vuole avere comunque un sistema di backup, praticamente questo cosa succede? Potreste impostarlo in modo che in modo automatico quando la fibra va giù praticamente la parte 4G prende il sopravvento e voi iniziate a navigare in 4G in modo tale che comunque non siete mai a terra. Questo potrebbe essere interessante, potreste anche configurare, che ne so, una SIMO da 70 giga e insomma, se poi avete addirittura una rete Orbi in casa, ecco, forse a quel punto inizierei a valutarlo seriamente come router, perché si integra comunque ovviamente molto bene. Che cosa abbiamo? Va bene, ve lo faccio vedere velocemente senza spiegare più di tanto perché è abbastanza chiaro tutto quanto. Dispositivi collegati, attendere. Va bene, ci ho collegato il mio telefono e poi c'è collegato il mio router Asus. Potete attivare questo parental control intelligente, ma l'ho detto configurare poi con l'app. Invece questo si basa semplicemente su un controllo dei DNS, va bene. Rete guest, wifi, non l'ho neanche provata, queste sono le opzioni. E qui invece la parte che vi interessa per configurare il mesh. Andiamo avanti sulle avanzate. Anzi, vi faccio vedere direttamente prima questo salto dalla parte base, dove vi dicevo che c'era la connessione in stato buono. Se voi cliccate, in realtà vi porta in avanzate, potete vedere le possibilità. Allora, potete cambiare la PN. Adesso io ho internet.it, sono con Win3, l'ho lasciato anche in automatico e mi dava internet.wind, mi pare, tanto sono equivalenti. Modalità di rete, queste sono le scelte, né più né meno. Ecco qua, vedete eventualmente com'è l'impostazione, si può disabilitare addirittura il 3G, 4G, oppure nel caso non funzionasse internet è dato dalla porta WAN, dalla vostra connessione in fibra, entra in gioco il 4G. Vediamo poi a questo punto lo stato della connessione. Stato della connessione vi fa vedere effettivamente, questi sono gli unici dettagli LTE che potete avere da questo router. Allora, possiamo vedere che sono in banda 7, questa è l'area code, non mi ricordo la L, local area code, il cell ID, bla bla bla, vabbè, questi dati adesso poi non ve li farò vedere. Ok, perfetto, e questi sono tutti i dati che potete avere. Per vedere il segnale, questo è l'unico posto dove dovete fare qua, fare aggiorna, aspettare che risponda, è una pena, onestamente è una pena. Allora, se siete degli smanettoni e volete controllare il segnale, le bande, tutto questo,
non lo scegliete come router. Se invece avete una rete Orbi, siete i tipi che volete attaccato e non ve ne frega niente, basta che funzioni in qualche modo, prendetelo, comunque funziona. Io lo sto usando in questo momento, va, non mi posso lamentare. Ma per smanettoni no. Allora, configurazione wireless, solite menate, rete guest, impostazioni WAN, LAN, vediamo, aggiungi, ok, perfetto, potete, vediamo se lo prende in automatico, no, lo dovete pure copiare, e vabbè, vediamo, forse sì, ah, ecco così, ok, perfetto, cliccate, lo potete aggiungere, quindi vi riserva, potete riservarlo, ha un utilissimo test di velocità integrato, e qua era andato abbastanza bene. Nome dispositivo, e ripartiamo da qua che abbiamo saltato qualche pezzo. Ah, qua c'è tutta un'installazione guidata, ma adesso non la rifacciamo. Avanzate, queste sono le informazioni del router, delle statistiche, non mi ricordo più che tipo di statistiche. Ah, va bene, ok. Stato connessione era quella, forse sempre la 4G. Sì. Andiamo avanti, impostazioni wireless, vi riporta qui. Main network vi riporta qui, vabbè, ok, andiamo avanti. Protezione, parental control, l'abbiamo già visto, controllo accessi. Blocco siti. Blocco servizi, programmazione, vabbè, questo può essere anche utile, diciamo, configurare degli alert via email, bla bla bla, status del router, vabbè, sempre la solita fuffa, abbiamo dei log, dispositivi, abbiamo già visto questa, sì, backup dispositivi delle impostazioni, imposta la password, impostazioni NTP. Ho visto tra l'altro che il router funge anche da server NTP, casomai dovesse servirvi, e va bene, cioè vi distribuisce l'orario nella LAN. Aggiornamento firmware. Aggiornamento firmware, ho visto che è fatto di diversi pezzi, nel senso che si può aggiornare il router e la parte di il modulo LTE, e si capisce proprio che sto LTE è stato un po' appiccicato alla parte Orbi. Ovviamente io dopo averlo spacchettato l'ho aggiornato, quindi stiamo vedendo l'ultima versione disponibile primi di settembre. E andiamo avanti, impostazioni wireless, bla bla bla, solite balle. Ecco, queste modalità che vedete in grigetto qua scuro non si possono cliccare perché sono attive solo quando viene utilizzata la porta WAN come router e non in 4G. Servizio VPN. Il servizio VPN significa che funziona come server VPN, Open VPN, ma non funziona come client VPN. Percorsi statici, rotte statiche. No, niente di gestione remota. Solite cose. Potete tenere traccia del traffico. Questo può essere abbastanza interessante. Potete anche interrompere la connessione da qualche parte, non mi ricordo dove. Controlla, ah, ecco qua, disconnetti, disabilita la connessione se arrivi a un tot di traffico, bla 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 bla. Ecco, adesso facciamo anche una prova, una scansione veloce del router, vediamo che porte abbiamo. Le ho già guardate un pochino tutte, vi dico che non c'è nulla di interessante, sono tutte porte di gestione di servizio del router anche attraverso l'app, ma non c'è nulla di interessante. Anche questa è una porta web, infatti se voi entrate così
cos'è, 49 152, gli buttate dentro qualcosa, vi risponde comunque con un HTML, sempre un'altra porta. Purtroppo speravo di trovare una porta che rispondesse ai comandi AT di personalizzazione come Netgear M2, ma non c'è. Magari non sono capace, mi sfugge, magari qualcuno un po' più sveglio la trova, e anzi, se qualcuno ne ha conoscenza è pregato di lasciare un bel commento sotto, così magari lo rendo pubblico per tutti, insomma, in modo che non ci sia proprio un'informazione inesatta. Che dire a questo punto? È un router adatto a chi non gliene frega niente dei dettagli LTE, che non si metterà mai a cambiare le bande, che vuole avere un router semplice, attacca e funziona, che non gli interessa avere il controllo fine sulle bande da utilizzare, insomma, che non è un gran smanettone, attacca e va, fine, senza alcuna possibilità di controllo. Si integra bene, spero, perché non ho provato, sicuramente si integra bene con la rete mesh Orbi, quindi può essere interessante, può essere un backup per una linea in fibra o DSL, utilizzando, che ne so, un abbonamento 4G low cost tipo mobile o altri. Sotto questo profilo è interessante. Come router 4G puro, no, onestamente no, costa una barca di soldi e non ne vale la pena. Io onestamente preferisco un router anche molto più scarso, che ne so, come un B618, che anche se fa solo aggregazione di due bande, contro questo categoria 18 4 bande, perché comunque gira e rigira, io con il mio B618 sono sicuro che lo faccio andare in banda 7 primaria, banda 3 secondaria e vado bene. Con questo a volte mi capita che si attacchi alla banda 3 ad esempio, o alla banda 1 primaria, e insomma le prestazioni poi non siano così entusiasmate. Comunque il fatto solo di non avere il controllo non mi piace. Poi magari in futuro ci sarà un nuovo firmware, qualche aggiornamento, qualcuno fa un nuovo firmware custom, qualche barbatrucco e lo imposta, allora magari cambierò anche la mia opinione su questo router, ma per ora è così. Un saluto a tutti, grazie per aver ascoltato sta lunga tiritera e a presto, ciao.